I guru del trading online. Ah, dai, andiamo a sfatare questo argomento. Quante persone si chiedono come mai, se Max fa tutti quei soldi, fa i corsi. Poi ci sono i fuffaguru. Sono persino nate delle trasmissioni su di noi. Sì, perché io mi ci metto dentro. Perché alla fine le persone hanno bisogno dei guru. Hanno bisogno di persone di riferimento. Diciamo che una volta si era un po' più vicini alla religione, oggi si è più vicini ai super uomini, ai macho, dei settori del make money. I settori del make money sono tanti, eh? Non c'è solamente guadagnare dal trading online, c'è chi insegna come guadagnare in 3000 modi diversi. Però voglio fare una riflessione. Io ho cambiato profondamente questo mercato. Perché l'ho cambiato? Perché ho sempre mostrato i miei risultati, ma da quando ho iniziato il mio giro del mondo nel 2019 con il mio conto di trading da 1 milione sul Forex, ho fatto quello che le persone si aspettavano, cioè: se mi vuoi insegnare qualcosa, perché non mi fai vedere che sei capace? Perché non mi fai vedere che investi? E non ogni tanto, ma regolarmente, non con un conticino, ma con dei soldini. Poi l'ho fatto con le cripto, con un conto da 300.000 euro, e adesso con le azioni, con un conto da 500.000 euro. E quindi i miei colleghi chiaramente dicono: ma com'è? Cos'è successo? Sta cambiando il mondo della formazione? Sì, perché noi non siamo una scuola obbligatoria, non siamo le elementari, non siamo le medie, non siamo l'università che ti insegna. Ti insegna a vivere, ti insegna a ragionare, ti insegna a pensare, ti insegna dei concetti che poi sei tu che devi trasformare in un lavoro, in un'impresa, in un denaro. Ci sono grandi imprenditori in tutti i settori che non sono nemmeno laureati e che magari hanno i laureati che lavorano per lui, per loro. Quindi la scuola ti dà dei concetti, quindi ci sono dei miei colleghi che ti danno dei concetti, magari a livello anche estremamente raffinato e profondo, e fai bene a seguire che cosa ti dicono, perché molte volte sono molto preparati, hanno studiato tanti libri e ti danno un livello di concetto ben fatto, ben approfondito, ben supportato. Ti dico la verità, qualche volta li guardo anch'io. Non ti voglio dire le bugie, non sono quello che ti dice le bugie. Io sono quello dei fatti e sono quello della concretezza, sono quello che vuole guadagnare il grano. Quindi io non sono l'esperto numero uno al mondo della macroeconomia. Non leggo i bilanci delle aziende, ho qualcuno che lo fa per me. Non sono quello che sa tutto della blockchain e sono un nerd. No, non venire da me per questo. Sono quello che mette i soldi sul piatto. Quindi io ho un obiettivo: investire, speculare, guadagnare. Non ho nessuna vergogna di farlo davanti a tutti, quando va bene e quando va male. Quindi i miei colleghi, se vorranno rimanere sul mercato, dovranno fare delle scelte: o continuano a fare i professori, il video dalla cameretta, il telegiornale e così via, a vendere il prodotto, l'infoprodotto, il corso che ti dice come fare, perché hanno fatto dei video facendoti vedere che sono bravi a raccontarti delle cose. Ma se vuoi operare sui mercati finanziari, stai cercando qualcuno che ti faccia guadagnare da quello, momenti positivi, momenti negativi, ma che ti faccia guadagnare da quello, beh, insomma, la scelta sta diventando sempre più mirata a qualcuno che ti fa vedere che soldi li fa, che soldi sul piatto li mette, con i track record veri, cioè non con i file Excel, con questo trade è andato bene, quello è andato male, con siamo entrati qua, siamo entrati là, ho fatto il video che ho comprato. No, con i soldi sul conto. Quindi questo settore io lo sto profondamente cambiando, perché l'asticella è: se vuoi dirmi come si fa a investire, mi fai vedere quanto guadagni investendo. Non con i track record, senza che mi fai vedere i soldi che hai sul conto, perché potrebbe essere di tutto, no? Mi fai vedere quanto metti, mi fai vedere non ogni tanto quanto guadagni, mi fai vedere quando vai sotto,
mi fai vedere che operazioni fai, perché altrimenti, boh, non lo so, che cosa fai con quel conto là? Mi fai vedere che il conto è reale, che è verificato, quindi, e mi fai vedere che alla fine sei anche tu un guru. Alcuni si nascondono, dicono no, ma io non sono quello che prevede i mercati, non sono quello che ti promette, non so, però vai in video. Se vai in video sei come l'uomo ragno, un grande potere, cioè i follower, quelli che ti seguono, il tuo pubblico, che ti riconosce un ruolo, un valore, una grande responsabilità. Quindi questo settore cambierà. Ha già iniziato a cambiare, io ho contribuito profondamente a cambiarlo. Ci saranno quelli che fanno e dimostrano e avranno un pubblico di persone che li sceglie perché fanno e dimostrano. Poi possono gridare un po' di più, fare o no la pubblicità, fare un po' più o di meno gli spacconi con la Ferrari oppure un'altra roba, però alla fine devono dimostrare. Se non dimostrano, staranno nell'altro gruppo. Io credo che avendo creato questa grande rivoluzione, profonda rivoluzione del mostrare risultati, qualcuno cercherà di seguire le mie orme. Necessariamente, perché abbiamo impattato in modo clamoroso ancora quest'anno con uno zero di troppo, bonifico da 300.000, conto da 500.000 sulle azioni. Chiaramente qualcuno dirà, ma come tu le azioni arrivi adesso a farle? Sì, ma arrivo con una persona che ha 16 anni di esperienza in una banca d'affari. E arrivo con l'esperienza di quello che specula sui mercati e investe. Quindi non è che io devo leggermi i bilanci. Nelle cripto non è che devo sapere tutto di un progetto. Perché quelli che sanno tutto di un progetto, i soldi poi in quel progetto li mettono? No! No, perché hanno paura, perché hanno perso sul mercato, perché non ce li hanno da metterceli, perché una serie di motivi che possiamo tutti vagamente immaginare, ma che alla fine, se sei qualcuno che vuole imparare, è una questione. Tutti siamo andati a scuola, abbiamo fatto più o meno anni. Ma se sei qualcuno che vuole operare, vuole approcciare il rischio di guadagnare o di perdere per avere un'entrata nel tempo e aumentare il proprio patrimonio nel tempo, l'approccio è diverso. Ci sono non laureati che hanno fatto aziende multimiliardari e partendo dal box degli Stati Uniti, ci sono stralaureati che insegnano a scuola. Tu devi decidere qual è il tuo guru.